da come è andata questa partita. Una partita peraltro che ironia per la sorte, con un tiro abbiamo preso due pali, la palla non va in porta, nemmeno lo straccio di un pareggio siamo riusciti a conquistare, regalando secondo me i tre gol, le occasioni dei tre gol alla Juventus. Io penso che la difesa sia da regolare un tantinello inizialmente e poi per il seguito a vedere, a valutare. Che mister? Ma io penso che abbiamo fatto tutto noi stasera, nel bene e nel male. Partire come siamo partiti e fare la prestazione che abbiamo fatto senza finire con più margini di vantaggio il primo tempo è indice il fatto che non siamo stati incisivi fino in fondo, perché abbiamo avuto diverse occasioni il primo tempo oltre a quelle del 2-0 e poi abbiamo regalato ingenuità, abbiamo fatto prendere il primo gol e riaprire e far alzare la testa a questa squadra. È stata un'ingenuità il rigore e un'ingenuità l'ultima che basta buttare fuori palla e questa partita finisce in parità, che non doveva finire neanche in parità. Quindi sì, sicuramente abbiamo fatto tutto noi, secondo me. E male? No, male. Se diciamo male non siamo onesti. Se diciamo che abbiamo sbagliato qualcosa, sì. Se diciamo male, allora vuol dire che se tu mi dici male tutta la partita mi sembra eccessivo. Io vorrei la valutazione di risultato, mister. Sì, però il risultato va valutato anche per la prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché se prendiamo solo il risultato allora va bene, non abbiamo portato a casa punti, però a questo punto allora non ha senso parlare di altro. Ma scusa, vorrei essere. Secondo me la negatività è nata nel momento in cui abbiamo concesso subito di far fare gol a loro. Ah sì, a prendere il raddoppio loro hanno fatto la 2-0, quel gol lì gli ha fatto alzare un po' la testa, gli ha fatto prendere fiducia e in preparazione alla gara gli avevo detto ai ragazzi che questa era una partita in cui dovevamo essere solidi e fare le cose che dovevamo fare perché li avremmo messi in difficoltà. Così è stato. Dall'altra parte gli avevo detto che era una squadra che avrebbe trovato il gol se avessimo commesso ingenuità e questo è successo, perché anche a Cerignola i gol li hanno trovati, anche se il Cerignola è inferiorità numerica, però è una squadra che ha delle qualità, l'ho detto in pre-match in conferenza e questo è il risultato. Però penso che questa partita qua ci deve dare un valore al fatto che abbiamo fatto secondo me una prestazione ottima sotto certi punti di vista. Dobbiamo limare queste ingenuità. Mister, possiamo dire che la differenza oggi tra Casertana e la Juventus Next Generation sta il cinismo, l'incisività, perché la Casertana ha avuto delle varie chance per segnare e non ha siglate, soprattutto sul 3-1 con la chance di Giuliano, poi sul 3-2 poteva essere l'occasione di Deli, e invece la Juventus con 3-4 il tiro di Galletta, la parata, il colpo di testa di Falasca, la palla passata in mezzo da Pallino che Giuliano non è arrivato a tap-in. Il tiro di Proia con Deli che va a porta a tu per tu col portiere, la palla rubata che Deli al posto di calciare ha fatto una situazione, due finte che non gli ha fischiato fallo dentro l'area. Situazioni le abbiamo avute tante, sicuramente. Di occasione abbiamo avute tante, quello abbiamo prodotto una mole di gioco importante, delle occasioni non le abbiamo concretizzate tutte. È anche vero che 2-0 la partita deve finire. Mister, ciao, buonasera. Abbiamo analizzato la mole di gioco, quindi ci ricolleghiamo al discorso del mercato di quell'attaccante che probabilmente mancando un'ora non arriverà, quell'attaccante esperto. Svincolati, è vero. Ragazzi, l'attaccante arriva, non vi preoccupate. Parliamo della partita che ha più senso. Cambiando un leggermente aspetto, non credi che io ti ho visto un po' arrabbiato per alcune situazioni arbitrali? Come giudichi, al di là dei rigori, se c'erano o non c'erano, anche nelle piccolezze, la direzione arbitrale che a me è parsa molto molto incerta? Non giudico perché non voglio neanche creare un minimo di alibi alla mia squadra.
abbiamo concesso noi con e senza arbitro, quindi nessun alibi hanno affischiato, sappiamo benissimo com'è andata la partita, l'abbiamo vista, ma ha creato le situazioni che è, ma non possiamo pensare di crearci degli alibi per gli arbitri. Noi dobbiamo rimanere dentro la partita comunque, anche perché se non la facciamo riaprire questa partita si mette nella canale che volevamo, era perfetta. Se non la fai riaprire subito il 2-1 non devi far alzare la testa, non gliela devi far alzare, perché per 30 minuti non l'hanno mai alzata. E quella è quando trovi una squadra così giovane, come lo sei te, però è anche vero che non devi fargli prendere entusiasmo e devi fargli tenere la testa bassa, perché quello era, perché l'individualità, la Juve ce le ha e ci hanno gli ottimi giocatori. Buonasera mister, nel secondo tempo abbiamo visto quella che oserei chiamare una casertana fluida, nel senso che abbiamo visto delle posizioni un po' fuori dagli schemi, fuori dal normale, abbiamo visto Paglino essere prima punta, verso il finale anche Bacchetti ha avuto delle azioni. No, ti fermo su, ho dovuto pensare fuori dagli schemi, non è che è fluido è altra roba, ho pensato fuori dagli schemi perché Paglino mi serviva un po' di attacco spazio perché non ce l'avevo, perché ho dovuto poi spostare Ciccio Deli davanti e mettere Mattia perché mi dava un po' di aggressività, ho dovuto cambiare in mezzo per essere, eravamo un po' calati in mezzo, ho ridato un po' di sostanza in mezzo per cercare di essere di nuovo aggressivi, ho messo Harry esterno per avere un po' di profondità sull'esterno a destra perché Paglino l'ho spostato punta, e poi ho dovuto mettere Umberto di qua e ho provato a mettere Capasso esterno dall'altra parte gli ultimi 5 minuti, ho detto speriamo di che gli arrivi una palla, provi a puntare, quello è stato, ma non è che è stata fluida, ho dovuto un po' cercare di fare il meglio per la mia squadra. Che questi tentativi nel secondo tempo possono aver un pochino ostacolato quella che era una situazione di attacco sul pari forse? No, assolutamente no, anche perché abbiamo avuto due occasioni. No, non è quello il problema, anzi, il problema sono state che su una palla in area da cacciare fuori non l'abbiamo cacciata, sono ingenuità, non è che è fluido, no, perché le occasioni le abbiamo avute uguali il secondo tempo, mi sembra che il palo doppio palo di Deli, l'occasione di Gatti di testa, non sto qua a ripeterle, ne abbiamo avute anche il secondo tempo, non c'entra niente quello che hai detto. Il mattino di Bonarotta. Salve mister, anche se ricollegandomi alla domanda del collega, io invece ho avuto un po' la netta impressione che senza Paglino a destra la squadra abbia perso un po' l'omologo di Galletta dall'altra parte, e però gliela ribalto la domanda, quel duo sulle fasce nel primo tempo che era assolutamente imprendibile, è quello il tipo di gioco che lei cerca? Nel primo tempo Stefano mi ha detto, mi si è indurito un po' l'adduttore, aveva preso una ammonizione dopo 5 minuti, ho preferito metterlo in una situazione in cui non andava a farsi puntare da Kudryk nell'uno contro uno e l'ho messo là davanti perché per esigenze sicuramente avrebbe avuto meno rischi di prendere il secondo giallo, se lo lasciavo su Kudryk che lo puntava e aveva mano all'adduttore rischiavo il secondo giallo, quindi è stata una mossa semplicemente perché dovevo valutare un'esigenza diversa, non perché volessi cambiare. Dominante per 35 minuti, che è stata quella. E quando dico che dobbiamo tenere il valore, prendere valore da questa partita, è diamoci una dimensione intanto. Poi miglioriamo i dettagli. Ma come dimensione, io ho visto una squadra che se l'è giocata alla pari, se non sopra la Juve, che la Juve, a detta di tutti, è una squadra forte, giusto? Come diceva lei, che per le 35 minuti del primo tempo ha fatto vedere anche del bel gioco, ha avuto anche altre occasioni nella prima parte della gara, è calata nella ripresa, alla fine però ha perso la partita, in due gare la Casertana ha preso 4 gol, potrebbe essere questo già un campanello d'allarme per lavorare meglio nella fase difensiva? Sì, sicuramente, ma abbiamo preso 2 rigori di questi 4 gol, uno a Latina e oggi su una palla che calcio io, calci tu, abbiamo preso il secondo rigore. Sicuramente. Comunque decisivo. Ci sono
Sì, infatti ho detto, dobbiamo migliorare secondo me la cura del particolare, i dettagli, le ingenuità, queste sono, perché anche il primo gol siamo mossi male, ma credo che sicuramente ci sia qualcosa da sistemare, ma soprattutto sul fatto dell'attenzione, del vivere anche il momento della partita, questo sicuramente. Diciamo mancherà la panchina adesso. Sì, perché poi ha fatto un'ingenuità grande. E questo, gliel'ho detto, mette in difficoltà noi dello staff, ma anche i compagni, perché ha poco senso. Fatemi cacciare a me piuttosto, ma voi siete troppo importanti, perché poi dopo sabato ce n'è un altro. Averlo o non averlo fa differenza, anche perché poi avremo Harry in nazionale e quindi abbiamo già due esterni via. Okay. Grazie.